dodicesimo piano della nave MSC Opera, alle spalle il porto di Napoli con la città. Architetto Aldo Immer, abbiamo presentato quindi a tutti noi l'ottava edizione di Torri in Festa, Torri in Luce. Siamo arrivati ad 8 anni. 8 anni. Dunque, intanto sono molto contento per gli obiettivi raggiunti, perché di anno in anno questa manifestazione reiterata cresce sempre di più, e devo dire che l'aspetto importante di quest'anno è che ha avuto un carattere un po' oltre i confini, nel senso che abbiamo invitato una serie di esperti nei vari settori, per quanto riguarda l'architettura, l'architettura fortificata. Ci sarà una spagnola che è esperta proprio nel campo delle fortificazioni. Persone che vengono da Parigi, esperti in marketing, che ci farà una lezione di marketing per l'isola d'Ischia relativamente proprio a questa manifestazione. Voglio dire, se, poi ci sono la cosa importante, il rapporto col Giappone, vengono i giapponesi, c'è tutto il corpo diplomatico giapponese. Perché Ischia? Perché il Giappone? Perché Ischia, da un punto di vista, diciamo, paesaggistico, è molto simile delle similitudini paesaggistiche con il Sol Levante, per cui verranno a parlarci un po' dell'aspetto sismico, e quindi trovare un po' anche delle soluzioni progettuali in merito. E quindi basta, come dire, aprirsi al nostro mondo, ma basta poco, perché le torri sono lì, sono da secoli sistemate lì, basta rivitalizzarle, renderle quello che sono, patrimonio della nostra isola, e così aprirle al mondo, e farle conoscere alla gente. Certo, Ischia già è abbastanza conosciuta, però ecco, le torri potrebbe essere un momento in cui, un momento di, come dire, di lancio, no? Di lancio della sensibilità, ecco, io così direi, oltre che della bellezza. La sensibilità, cercare di far capire anche nelle scuole, nei giovani, l'apporto culturale che quest'isola ha bisogno. Io vi annuncio una cosa. Questa manifestazione la porto con molta fatica avanti, e tendo a cercare di unificarmi con altre manifestazioni culturali che si fanno sull'isola di Ischia, per cercare di fare un discorso unico sotto un'unica bandiera, la bandiera della cultura.